Bene, adesso abbiamo un po' di tempo prima della pausa per un dibattito. Se qualcuno vuole fare delle domande, faccia avanti, perché questa conferenza è per voi. Ma innanzitutto complimenti, perché siete proprio scientifici ed emozionanti allo stesso tempo, quindi grazie. No, la domanda è questa. Allora, se ho capito bene, l'anoressia e la bulimia sono le manifestazioni cliniche di una dinamica psichica che vive all'interno della stessa persona. Ora, è stato più volte detto che sia nell'anoressia, cioè in questa patologia, noi assistiamo ad un continuo e costante alternarsi di due diversi stati d'animo. Per cui nel primo caso, quindi nell'anoressia, noi vediamo queste pazienti che digiunano, hanno un controllo totale dell'alimentazione e sembrano però quasi stare bene, sembrano soddisfatte, sembrano quasi guarite dalla depressione, però in realtà si sono rese indifferenti. L'altro assetto mentale invece è completamente opposto, nel senso che con la bulimia, appunto come lei ci ha spiegato perfettamente, c'è la perdita del controllo sull'alimentazione e quindi si precipita nella bulimia, quindi nella depressione. Quindi schizoidia e depressione sembrano coesistere, coesistono. Ma allora io mi chiedo, qual è quella dinamica che lega la depressione a quel nucleo di anaffettività profonda che consiste proprio nella matrice della distruttività della psicosi? Beh, questo è un trattato di psicopatologia. Vediamo se il professor Giorgini... Beh, allora sicuramente intanto c'è, hai colto che al di là delle distinzioni classificatorie c'è un nucleo comune che è, per cui tanti parlano di sindrome anoressico-bulimica. E poi questa, per cui bisognerebbe un po' andare in una direzione contraria a quella invece che tende a frammentare le patologie soprattutto mentali in una serie di sintomi che a questo punto perdono di valore. Tu descrivevi un meccanismo preciso, dando per scontato che c'è sotto una depressione queste patologie, che sono sicuramente delle manifestazioni sintomatiche di qualche cos'altro. Ci racconteranno dopo che, questo penso anch'io, che non c'è soltanto la depressione, non ci può essere solo la depressione, ma ci può essere anche altre patologie che poi prendono forma in anoressia e come bulimia. Sicuramente è importante capire quello che succede, perché il comportamento è sempre frutto di un pensiero, magari di un pensiero inconscio, perché il pensiero cosciente a quel punto tempo, insomma, non spiega perché una ragazza spenda tutti i soldi per farsi la buffata e poi non possa fare altro per via di casa. Per quanto riguarda in particolare quella dinamica, c'è sicuramente una differenza legata magari a un allentamento del controllo, per cui una messa in crisi di una anaffettività che forse è più un'anaffettività che è più controllata nell'anoressia, che ha meno età, insomma meno adito a queste situazioni, a queste uscite, sì, come nella però non c'è, insomma, non ne farei una grossa classificazione per cui una è meno grave dell'altra, anche perché forse solo per le complicanze mediche la bulimia è anche peggiore. Una cosa, forse la storia della guarigione, che ci fa stare bene,
che in realtà però il raggiungimento di quello che tutti è una possibilità, è come se sparisse un conflitto, un malessere, però per noi non è una guarigione. Credi di stare bene perché riuscite a dominare qualcosa, e forse possiamo partire da qua, perché ogni paziente è diversa dalle altre, quindi non si può fare. Molti sono depressi, ma molti sono ancora più gravi. Allora, però intanto diciamo, partiamo da qui, che questo controllo porco sul cibo, quindi è una dinamica che preserva da un malessere maggiore. Ecco perché quando si rompe questo controllo stanno malissimo. E poi vediamo che cosa succede, che cosa viene fuori, ecco, questo è un punto. Poi vedremo magari nel corso del pomeriggio, perché parleranno altri psichiatri proprio di questo, qual è la radice funzionale di questa affettività, perché secondo noi per curare e affrontare la psicosi bisogna andare a questa pulsione, altrimenti non se ne fa niente. Okay? Volevo, vabbè, innanzitutto fare i complimenti per la presentazione sulla diagnosi precoce, che penso sia insomma una cosa molto importante. A questo proposito volevo chiedere, una volta per il pediatra o il medico di medicina generale, una volta individuato un paziente a rischio o aver fatto diciamo in qualche modo una diagnosi precoce, quale sarebbe il cosa dovrebbe fare insomma il medico, come si dovrebbe comportare? Penso che sia sicuramente la domanda è importante, e penso anche che quello che hanno esposto prima il professor Donini, che Ugolini, insomma, di cercare di costituire una rete per poi poter occuparsi di queste malattie in modo adeguato sia fondamentale. Attualmente questa rete, come vi hanno detto, non c'è, per cui il medico, il pediatra, il medico di medicina generale deve avere i propri contatti personali e deve magari poter avere un interlocutore psichiatra con il quale, al quale poi rivolgersi, poi chiedere consiglio. Non è che una visita dallo psichiatra sia determini l'inizio di una terapia o sia un elemento che disegna poi il paziente. Quindi nel caso di un sospetto ne parla con il suo referente. Purtroppo adesso ci sono dei referenti istituzionali importanti. Noi stiamo cercando appunto con l'Ordine dei Medici di Roma e con la Commissione di fornirgli un po' di referenze, e appunto abbiamo istituito questa commissione che mira proprio alla prevenzione delle malattie del comportamento alimentare, quindi serve soprattutto avere un punto di comunicazione che può essere rappresentato dai medici, al quale si possono rivolgere i medici di medicina generale per avere delle informazioni, per sapere cosa devono fare. Questo è lo stato attuale, mi piacerebbe dirti che farò altre cose, per il momento è questo. Volevo rispondere al collega che ha fatto questa domanda, che mi sembra importantissima, no? Una volta che un medico di medicina generale o un pediatra evidenziano, diciamo, che comincia ad esserci un problema alimentare, a chi si rivolgono? È vero, qui c'è la commissione dell'ordine, però non ci scordiamo che esistono centri di salute mentale sul territorio, i quali centri di salute mentale lavorano, nel mio caso, avranno una stretta collaborazione con i medici di base, sia per le segnalazioni dei disturbi alimentari che per le segnalazioni di disturbi mentali precoci.
e lavoriamo in collaborazione anche con la neuroinfantile, un bambino diciamo che si presuppone essere anoressico, sicuramente vede quando segnala la neuroinfantile, noi subentriamo ai 18 anni. Poi all'interno dello stesso servizio ci sono, del nostro dipartimento, ci sono due medici dedicati a come dire, vedere in prima battuta queste persone che soffrono di questo. C'è la mia collega qui che lavora anche in una comunità, nel caso si fa un progetto di terapia diciamo, comunitaria, no? Che è un po' più da risposte, diciamo, secondo noi migliori per un periodo, con l'aiuto naturalmente di nutrizionisti, di cardiologi, no? All'interno di una ASL poi non è che non esiste una rete, esiste una rete dove le persone si possono, come dire, rivolgere per avere in qualche maniera risposte, no? Non solo, diciamo, è l'ordine che ha una commissione, sono anche i servizi di salute mentale che danno risposte, che stanno in rete con un territorio, almeno nella mia azienda. Un altro problema che mi sembrava di poter sollevare e che credo che sia uno dei più grandi problemi nelle patologie alimentari, quello della non volersi curare. E credo che questa sia il paziente che rifiuta di andare in psicoterapia perché sta bene, che rifiuta di andare dal cardiologo, fare gli esami. Noi abbiamo avuto il caso di una paziente che era arrivata a 27 kg e l'unica condizione che abbiamo trovato è stata quella di rivolgerci al giudice per nominare un amministratore di sostegno, quindi senza incidere sulla capacità di intendere e di volere, per obbligarla alla cura. E questi casi ce ne stanno tantissimi. Ora per fortuna la legislazione è cambiata e quindi si può anche incidere, però anche questo è un problema, diciamo, grosso, no? Mi interessava la frase che hai detto, problemi di prendere il cibo. Prima di tutto volevo concludere il discorso che faceva la collega. Questo vale anche per l'obesità, nel senso che l'obesità è considerata ancora purtroppo anche da alcuni colleghi una non patologia, un problema estetico, un problema, come dire, da gestire forse eventualmente, ma unicamente per motivi estetici. La riprova lampante è che in qualsiasi ambulatorio che si occupa di obesità l'80% delle persone che arrivano sono donne, quando la prevalenza dell'obesità è esattamente la stessa tra maschi e femmine. Quindi c'è questa, come dire, questa sottostima, diciamo così, del problema, non solo individuale come è spesso nei disturbi del comportamento alimentare, ma anche culturale, generale della società, no? Che, e qui mi ricollega all'altro discorso, all'altra battuta che ho fatto, come dire, nasce da una storia millenaria. Noi fino alla seconda guerra mondiale abbiamo litigato con la malnutrizione per difetto, non certo con l'obesità, no? La gente moriva di fame anche in Italia piuttosto che nel resto dell'Europa ricca. Oggi come oggi facciamo fatica a renderci conto che c'è un altro problema. Ci siamo totalmente dimenticati di quello che è il valore biologico dell'alimentazione. Continuiamo a pensare, pensiamo che l'alimentazione sia un problema, come dire, voluntario, e gestiamo gli alimenti nello stesso modo con il quale gestiamo l'abbigliamento piuttosto che gli altri generi di consumo. Pensiamo di poter mangiare quello che ci pare, così come pensiamo di poterci mettere qualsiasi tipo di paio di pantaloni, e il risultato è che non rispettiamo poi sostanzialmente quelle che sono le regole della biochimica che sta alla base della scienza dell'alimentazione.
nostro fabbisogno in termini energetici è 1 ben preciso, il nostro fabbisogno in proteine è 1 ben preciso, il nostro fabbisogno in sali minerali, vitamine, oligoelementi, eccetera, eccetera, è 1 ben preciso, e noi facciamo fatica in un contesto di ricchezza, diciamo così, di alimenti a regolarci. Prima c'erano delle regole di mercato abbastanza precise, c'erano, come dire, so qualcuno che c'ha la mia si ricorda che, non so, in determinati pesci si mangiava in determinati giorni della settimana, e gli altri alimenti avevano, come dire, una certa regolarità che derivava in qualche modo anche dal mercato, derivava da quelle che erano, come dire, le abitudini che si erano sedimentate in millenni, da quelle che erano le regole del mercato e che coincidevano abbastanza bene con quello che era poi il nostro fabbisogno. Il modello mediterraneo non era qualcosa che si trovava a tavolino, era qualcosa che era venuto fuori, come dire, dalla storia delle nostre terre, dalla storia di quello che eravamo in grado di produrre in un certo posto piuttosto che in un altro. Abbiamo perso questi vincoli in qualche modo, ma oggi come oggi siamo in grado di mangiare a qualsiasi ora del giorno e della notte, qualunque cosa, in qualsiasi posto. E questa cosa non siamo in grado di controllare. Voi non troverete mai un leone in libertà obeso, anche se c'è una mante di gnu da sgranocchiare in qualsiasi momento. L'uomo sì, l'uomo non è in grado di controllarsi, abbiamo perso questa capacità di controllo e lo dobbiamo in qualche modo recuperarla, dobbiamo in qualche modo renderci conto che non possiamo fare quello che ci pare. Una cosa, e questo, come dire, prima di noi individualmente se ne devono rendere conto le istituzioni, i servizi di ristorazione ospedaliera, per chi si occupa di sanità pubblica, sono gestiti direttamente dalla direzione generale. Esiste un'università a Roma che affida gli appalti del servizio di ristorazione ospedaliera a un ufficio che non a caso si chiama ufficio comfort, intendendo con questo che non gliene può fregare di meno dal punto di vista sanitario di quello che è la ristorazione del paziente, e che l'unico scopo che persegue è quello di andare incontro a quelli che sono i gusti di una popolazione ospedalizzata che per il 50% è malnutrita del difetto, e che per il rimanente 50% probabilmente sta pagando pegno per una malnutrizione per eccesso. Per andare a chiedere a gente che ha queste caratteristiche che cosa vuole mangiare, vuol dire semplicemente continuare a mantenere dei comportamenti malsani, e le direzioni degli ospedali continuano a fare questo. Quindi diciamo c'è proprio da recuperare il significato biologico dell'alimentazione, fermo restando che l'alimentazione per noi umani ha anche altri significati e siamo tutti ben felici che abbia anche altri significati, ma il significato biologico e quello, diciamo così, edonistico, sociale, non possono entrare in conflitto, perché nel momento in cui entrano in conflitto noi siamo il campo di battaglia di questo conflitto. Volevo fare un piccolissimo intervento sul discorso che mi ha fatto prima, della domanda che ha fatto il collega. Luca Giorgini ha parlato molto bene della intenzione di anticipare il più possibile il tempo dell'intervento. Secondo me, sostanzialmente, perché il problema, più che dipendere dalla ricchezza, dipende dalla malattia psichiatrica che una persona possa avere. Ora fare un cortocircuito per cui se uno è ricco questo è un problema, insomma, meglio povero e magro che ricco e grasso, insomma, diventa un discorso secondo me un po' rischioso, così come secondo me rischioso è il discorso di Luca Giorgini in questo senso. Tutti speriamo di poter anticipare il più possibile l'intervento, però ci troviamo a urtare contro una attuale difficoltà, cioè o noi andiamo a individuare segni altamente aspecifici ma molto precoci, o andiamo a individuare segni specifici, ma a quel punto la malattia è già
già iniziata. Allora, se dobbiamo parlare di prevenzione, la cosa più importante secondo me è, anche perché altrimenti rischiamo di entrare immediatamente nel circuito, cioè il discorso che ha fatto la collega prima, cioè incomincia a entrare nel circuito CSM. Quindi quando il medico di medicina generale saggiamente, sulla base di un'intuizione, perché ancora non è una malattia conclamata, ma sulla base di segni assolutamente sfumati, manda una ragazza piuttosto che un ragazzo al CSM, comincia il circuito, diventa un problema. Allora, la domanda, come? Ho visto che, insomma, anche recentemente sul British Journal è uscito un articolo sulla prevenzione della, o sui segni prodromici della anoressia. Allora, in che modo ci si può muovere cercando di uscire da questa trappola che sono i segni specifici ma molto precoci e i segni invece che sono francamente di malattia e che però non sono precocissimi, ma vuol dire che già la fase, diciamo, prodromica è stata superata e si poteva forse intervenire prima. Allora il discorso culturale, e qua mi leggo a quest'ultimo intervento, diventa fondamentale, cioè deve passare un'idea che se si anticipa, se si fa qualcosa in un periodo di tempo in cui la malattia ancora non si è cementificata, ancora non si è cristallizzata, allora effettivamente l'intervento terapeutico ha enormi, ma molte maggiori possibilità di essere efficace. Cioè se noi non aspettiamo la certezza della diagnosi, ma interveniamo sul malessere, però a questo punto si apre un enorme ambito ancora tutto da definire, però se interveniamo sul malessere, allora si può effettivamente intervenire in maniera maggiormente incisiva. Grazie. Grazie professor Fiorinastro per questa domanda che apre praticamente un mondo. E io volevo fare solo un piccolo, cioè forse c'è stato un misunderstanding, io non parlavo di ricchezza. Non c'entra niente, mangiare tanto non è legato alla ricchezza, anzi costa molto meno mangiare, mangiare male, e costa molto di più mangiare bene. Quindi non c'è nessun nesso tra quella che è la disponibilità economica e quello che è il mangiare male. È la disponibilità di cibo ad elevata densità energetica che oggi noi abbiamo e che è a costi decisamente bassi. Se io sono sicuro che se vado a controllare quello quanto incide oggi l'alimentazione sui nostri bilanci e lo confronto con quello che incideva all'inizio del Novecento, trovo che oggi incide decisamente meno rispetto alle nostre età. Quindi non c'è un nesso, non è questo il problema, è la disponibilità del cibo che noi non riusciamo a gestire. No, se ho ben capito, scusa Paolo, se ho ben capito, sono due le questioni qui. Una è il paziente che arriva al centro e l'altro invece è il discorso che fai tu e che è quello della commissione, cioè individuare questi che tu hai chiamato sintomi aspecifici, che cosa sono. Forse qui bisogna approfondire, perché il medico a questo punto, il medico di famiglia, diciamo, dovrebbe avere quella lente di ingrandimento che abbiamo noi psichiatri, che abbiamo una formazione psicoterapeutica ovviamente, per individuare da piccoli segni, come fa lo pneumologo, no? Che da piccoli segni coglie una polmonite che sta venendo fuori, e così anche una patologia. È questo che volevi dire? Assolutamente sì, però allora il problema dove sta? Sta nel fatto che non sono segni di anoressia. Ecco. Se sono segni di anoressia, per essere certi che siano segni di anoressia, forse abbiamo aspettato tanto. Invece sono segni di una persona che ha in quel momento una difficoltà personale. E siccome il medico di medicina generale è la prima persona a cui si rivolge, perché è la persona che lo conosce meglio, il rapporto è migliore, il medico di medicina generale si trova questa responsabilità.
E credo che nel momento in cui ci orientiamo, perché dappertutto si orientano in questo senso, allora il problema culturale diventa un problema fondamentale. Cioè deve passare l'idea che con malesseri o patologie psichiatriche che siano, si possa, intervenendo in modo competente e in modo adatto e in modo temporalmente idoneo, si può riuscire a fare qualcosa. Quindi non vale la pena aspettare per essere sicuri che la diagnosi sia certa, ma si deve cominciare da prima a prendere in considerazione la possibilità che una persona manifesti il proprio malessere in questo specifico modo, che è soggettivo, come dicevi tu prima. Questa domanda apre una gran bella discussione, no? Perché quelli che noi definiamo gli stati mentali a rischio, e quindi andiamo a cogliere quelli che dovrebbero essere gli esordi di qualunque tipo di patologia, che cosa andiamo a cogliere? No? Possiamo cogliere una futura anoressia? Noi non lo sappiamo, no? Quindi è un discorso che io credo sia estremamente difficile, no? Questi benedetti esordi studiati poi meglio in Finlandia, in Australia, quelli europei che ci danno tutte le indicazioni. Però io mi chiedo, se vado a fare una diagnosi a un bambino o ad un adolescente che è in crescita, sono certa che quello che sto vedendo è una malattia come le nostre malattie, che sono, come dire, poi che vanno in una certa direzione, oppure che cosa colgo? Questa è una domanda che io mi faccio spesso, la rivolgo anche a voi, perché non so, un bambino non mangia da 3 mesi, mangia male e lo porto in terapia. Lo psicoterapeuta o la psicoterapeuta lavora perché c'è un'anoressia o lavora perché ha di fronte un bambino che forse attraverso un sintomo, quindi non una malattia, sta dicendomi le altre cose? Non so, sono domande aperte queste, non è che le possiamo, almeno io non sento che si possono poi chiudere facilmente. Qui c'è la dottoressa Gerba, che è uno specialista della diagnosi precoce, no? Sì, solo una cosa, naturalmente è chiaro che non si può calcolare dove vada a finire, però che ci sia qualcosa che non vada, sì, però di fronte a questo sintomo che facciamo? Ce ne occupiamo perché non sono bene. Appunto, quindi due discorsi diversi, il discorso del professor Fiori, che poi apre anche tutto l'ambito della prevenzione primaria su ridurre i fattori di rischio di sviluppare l'anoressia, e che sono sicuramente culturali, e però anche quello di fare una diagnosi precoce di uno qualcosa, di un malessere. Io ho detto che la diagnosi la fa lo psichiatra, non la fa il medico privato, però come elemento di allarme ci deve essere. A me sembra che vada posto il problema della sanità, di avere un'immagine di sanità per affrontare questo problema, non partire nell'ottica che dobbiamo fare la diagnosi di malattia. Dobbiamo cogliere il disagio rispetto a una sanità, e purtroppo vediamo che c'è una, diciamo, una sofferenza estremamente diffusa, insomma. E sapere ascoltare, sì, e rispondere con un fine di raggiungere questa sanità. Sì, certamente. Devo chiedere al professor Genco di spiegarci meglio come avviene questa diagnosi differenziale prima che i pazienti lei vengano poi operati. Occupa come... Sì, i pazienti quando arrivano da noi purtroppo sono già pazienti francamente obesi.
spesso arrivano da noi anche molto tardi quando le comorbidità sono, sono malattie gravi. Il percorso è molto semplice, nel senso che la prima cosa che facciamo, che fa il medico che incontra il paziente dopo un colloquio, dopo che cerca di capire effettivamente se il paziente, cosa chiede il paziente, perché non sempre il paziente che viene da noi vuole essere trattato. Molti pazienti che vengono là alla fine non sono trattati, perché in realtà vengono perché sono incuriositi o perché vogliono avere informazioni. Comunque sia, noi non trattiamo nessuno se il paziente prima non fa un check-up completo che ci dice chi è il paziente che abbiamo davanti e quali e quanti danni ha fatto l'obesità, quindi va conosciuto dal punto di vista clinico, e non facciamo nulla se non prima il paziente va dai nostri psicologi, che sono quelli che si occupano poi di nutrizione, e soprattutto dagli psicologi che collaborano con noi. Questo è ritenuto da noi un momento fondamentale. Conoscere il comportamento alimentare del paziente è fondamentale per stabilire la strategia terapeutica. Perché noi dobbiamo sapere se abbiamo davanti a noi un paziente che ancora in parte le redini del proprio comportamento alimentare in mano o meno. Perché secondo il comportamento alimentare del paziente noi dobbiamo scegliere interventi più o meno demolitivi, perché il rischio è quello di fare, per esempio, un paziente che è un sweet eater, che ha un gravissimo comportamento alimentare, il rischio è di fare un intervento di tipo restrittivo, tipo il vendaggio gastrico, vedere questo paziente che cala 10, 15, 20 kg massimo in 5 anni, e nei 5 anni successivi assistere al recupero completo del peso che aveva percorso. Quindi, vi rifaccio a quello che avevamo detto in tanti già dall'inizio, il lavoro del team, il lavoro multidisciplinare, questo è fondamentale. Quindi, tornando a quello che stavo dicendo prima, il paziente fa da tutti questi colleghi, dopodiché noi abbiamo un momento in cui ci confrontiamo tutti quanti, e alla fine, dopo aver fatto, deciso, dopo aver capito, non sempre, devo dire la verità, chi è il paziente che abbiamo di fronte, noi incontriamo il paziente e gli diciamo quello che è, secondo noi, la cosa migliore per lui. Questo è. Stavo dicendo perché non sempre capiamo, perché faccio rapidamente un esempio di un paziente che è venuto da me qualche anno fa, peso 240 kg, il quale ha detto: dottore, io devo assolutamente dimagrire. La storia, postiamo la storia, eccetera, vi spiego il workout, che cosa prevede, tutto quanto, lo informo, dove questo paziente sparisce per un anno, ritorna un anno dopo quando pesava 245 kg. E io: senta, ma lei perché ha deciso di tornare da me e vuole dimagrire? È sparito per un anno, che cosa è successo? Cioè, guarda, le dico dico la verità, dice: io vivo in casa con altre due persone, vivo in casa con altre due persone obese come me, poi c'è una mia amica che pesa 220 kg. Il nostro compagno, che con cui abbiamo vissuto per tutti 10 anni, dice: un mese fa è andato dal diabetologo, noi io e la mia amica l'abbiamo accompagnato, dopo qualche minuto questo paziente aveva cominciato l'incontro con il diabetologo, abbiamo sentito un urlo ambulatorio, per cui ci siamo precipitati dentro, ed abbiamo trovato la diabetologa che inveiva contro il nostro corpo, perché aveva visto che l'allenanza che aveva portato aveva qualcosa come 480-490 glicemia. Allora la diabetologa dice al paziente: adesso lei mi fa l'elenco di tutte le cose che aveva mangiato il giorno prima. Ha fatto l'elenco delle cose che lui aveva mangiato il giorno prima, questo paziente aveva introitato 22.000 calorie. Dopo una settimana, nel salire loro abitavano in un terzo piano senza ascensore, salendo la scala, il paziente aveva un infarto. Ecco, dice, la ragione perché io sto qui da me. Vista l'obesità gravissima, vista le comorbidità gravissime, abbiamo pensato di non sottoporre immediatamente a chirurgia, ma di fare il trattamento sequenziale come fanno i tragastri, come dicevo prima. Il tragastri è quale bridge to surgery. Allora, il tragastrico perde 20-30 kg, le comorbidità controllate, respira meglio, immediatamente intervento chirurgico. Ho messo un pallone intragastrico, vi lascio immaginare quanti incontri abbiamo avuto con questo paziente. Alle 2 del pomeriggio, alle 3 o 4 di notte mi hanno chiamato gli infermieri dicendo che avevano trovato un paziente già con una gamba fuori dalla finestra, si stava per precipitare, perché lui non accettava l'idea di non poter mangiare, che aveva provato a mangiare nel pomeriggio nel sabato nostro,
ha voluto l'anima, perché il padrone che sto fanno si presenta con l'anima, per cui il paziente si avrà fatto questa scelta. Da lì, portando sicuramente nello scoprire, ecco, noi pensavamo di conoscere quel paziente, invece non era vero. Grazie a questo esempio, perché volevo appunto sottolineare l'importanza della diagnosi differenziale fatta poi da psichiatri e psicologi. Nel caso di questo paziente è stato stabilito che un comportamento alimentare del genere, ingurgitare 22.000 calorie, è compatibile con l'urgico, quindi era stata esclusa una patologia psichiatrica, la conclamata. Sì, è stata c'era una controindicazione assoluta rispetto al chirurgico. Quando c'era controindicazione dalle nostre psichiatri, noi il paziente lo vediamo. Sì, volevo aggiungere qualcosa io a quello che diceva il professor Genco. Molto spesso in un sistema non regolamentato come quello attuale, in cui non c'è una rete assistenziale, in cui non ci sono delle equip multidisciplinari che si fanno carico del paziente, o esistono iniziative come quelle del professor Genco, che si è dotato, credo, con grandi difficoltà e con contro il parere dei sanitari, non si suol dire, di una serie di professionisti che lo accompagnano, come ho cercato di fare anch'io. Oppure il rischio è che il paziente venga trattato a seconda della porta che apre la porta del nutrizionista, si trova una dieta in mano, apre la porta del chirurgo, si trova sul tavolo operatorio, e così via. Questo è il rischio vero, e questo è il motivo per cui tutti quanti cerchiamo in qualche modo di fare rete mettendo insieme tantissime professionalità e tantissime competenze che si integrano e che cercano di farci capire meglio che tipo di persona abbiamo davanti e qual è il percorso di cura più efficace in quel paziente, perlomeno in quel momento storico della malattia, perché poi le malattie cambiano nel tempo, cambia la psicologia dei pazienti, cambiano le situazioni. Professor Donini, una curiosità. Dal punto di vista fisiopatologico, lo sportivo professionista, anche semplice, prendiamo un calciatore di Serie C, un pugile, perché dopo che smette ingrassa anche moltissimo? Non solo perché non fa più attività, ci sarà qualche altra ragione, forse endocrina. Qual è con esattezza la ragione fisiopatologica? 9 volte su 10 è perché continua a mangiare come quando faceva attività fisica. Continua a mantenere quelle abitudini alimentari non più supportate da un carico di lavoro che le giustifica. Comunque sia, laddove io poi riduco quella che è la mia attività fisica, ho inevitabilmente una riduzione della massa magra e un aumento della massa grassa, e questo comporta un'ulteriore riduzione del metabolismo basale. Voi sapete che il metabolismo basale è essere funzione della massa metabolicamente attiva e non del peso, come tendiamo a pensare quando utilizziamo le formule di calcolo. È la massa metabolicamente attiva. L'atleta che si ferma è un atleta che perde massa magra, tende a infarcire la massa magra di massa grassa, e quindi inevitabilmente ha un fabbisogno anche al riposo tendenzialmente ridotto. E in più c'è l'altro discorso, cioè di continua a mangiare come se stesse per scalare il Tourmalet e invece sta seduto sul divano di casa. Allora, siamo partiti dall'intenzione di anticipare il tempo dell'intervento, quindi l'individuazione di segni specifici molto precoci, al fatto di uno che ingurgita 22.000 calorie, e a me mi sembra che questo un po' matto è. Perché insomma, ingurgitare 22.000 calorie ce ne vuole, cioè com'è che non si rende conto che quella è una cosa, questo è un punto penso fondamentale, no? Certo, quando arriva a questo punto ci vuole il professor Genco, perché io quindi interpreto un sogno, non è cosa, prima lo deve curare il professor Genco, poi eventualmente quando questo comincia a recuperare il rapporto col corpo, perché adesso stiamo per chiudere, perché forse qualcuno ha fame questa prima sessione, però la sessione che comincerà alle 2, dottoressa, è importantissima, perché sono tutte psichiatre, donne, alcune vengono dalla Germania, quindi
sono molto agguerrite e parleranno di questo problema grave, di questa scissione mente-corpo, perché uno che arriva a distruggersi il corpo, fino a mettere le palloncine, ma insomma qualche problema psichico ce l'avrà o no? Allora, noi dobbiamo andare alle cause, perché ormai quando uno arriva a quel punto, una persona disperata, che bisogna costringerla a vivere perché avrà il diabete, avrà il colesterolo, avrà l'infarto, sarà un malato gravissimo, la disperazione, perché stanno malissimo queste persone, ma senza arrivare a obesità grave, anche le persone in forte sovrappeso stanno male. Noi che curiamo le pazienti bulimiche sappiamo quanto soffrono, quindi bisogna andare alle cause. Mi dispiace che il professor Fiorinasso se n'è andato, però io qui, Eva, non puoi dire nulla di tutti i lavori per la diagnosi precoce? Lo direi dopo. Perché la diagnosi precoce è fondamentale. Fondamentale, quel discorso che diceva il dottor Salvesi, il sintomo di un malessere, stava dicendo questo, no? Poi però è sparito. Dove sta? Quando il professor Fiorinasso, appunto, ci occupiamo di diagnosi e trattamento precoce, specificatamente delle psicosi, e credo che il discorso che appunto lui faceva è proprio questo, cioè che il medico, anche ovviamente il medico di medicina generale o il pediatra, non dovrebbe aver paura di farsi carico di quello che inizialmente sicuramente nasce come malessere, magari ancora non c'è la patologia conclamata, quindi non si può parlare di diagnosi, però non tirarsi indietro, cioè di occuparsi anche di queste situazioni di sofferenza che sono sicuramente da annoverare nella prevenzione primaria. O questo sia importante. Separare la prevenzione primaria. Oggi mi sembra abbastanza acclarato che l'anoressia e la bulimia sono delle patologie, cioè sono delle malattie, però perlomeno sono dei sintomi chiari di una malattia, non di un malessere, come l'obesità, o no, malesseri o disturbi, sono sintomi di una malattia. Ora io mi chiedo però, nonostante ci sia questa cultura che si sta affermando nel parlare di malattia e non di disturbo, quanto ancora, attribuire questa controllo ossessivo del cibo, anche il controllo ossessivo della propria figura fisica, cioè palestrare, ginnastica, essere perfetti fisicamente, non viene attribuito ancora da una certa parte della cultura, alla moda, a fattori esterni che non sono poi, cioè quanto questo pensiero che ancora secondo me persiste, per cui se i genitori vedono una figlia non mangia, dice quella vuole fare la modella, e non si rende conto che invece dietro quel non mangiare c'è già un segno di malessere. Questo secondo me è anche il frutto di un'ideologia, cioè no? Di un certo tipo di cultura, di un certo tipo anche di immagine femminile che si è imposto nella moda, nella televisione, quanto questa falsificazione del problema, che secondo me ancora esiste, influisce su una diagnosi precoce di una patologia. Sicuramente quello cui stiamo parlando adesso, cioè quindi sulle cause poi dello sviluppo della malattia, si parla da sempre dell'anoressia, anche di fattori sociali, e bisogna anche però stare appunto attenti a distinguerli bene, perché vengono portati sempre i classici esempi sugli abitanti delle isole Fiji. Sì, stavo dicendo che si portano sempre esempi su classici casi come quello degli abitanti delle isole Fiji, che dopo la diffusione di canoni di immagine occidentale cominciano a sviluppare anoressie e bulimie attraverso la rete della televisione occidentale. Però io penso che questi
questo incide sulla forma che assume la malattia, non sulla malattia. La malattia si origina ben prima anche di distinguere Chanel dallo soffio. Comunque, cioè, è qualcosa che va ben oltre questo, e quindi va ricercato in quei rapporti di vita. Quindi i fattori sociali, i fattori culturali sono sicuramente importanti, magari sulla madre, e quindi poi sul rapporto madre-bambino, non direttamente su. Va bene, allora abbiamo capito che è un problema culturale. Comunque adesso io, siccome ho fame, sono qui, facciamo un po' di tutto e rivediamo le due sessioni psichiatriche.